Dobar dan. Andrea, cosa ti ha spinto a fare l'allenatore di pallavolo? Intanto la grandissima passione che ho per questo sport. Dopo tanti anni vissuti sul campo da giocatore, da un certo punto in poi della mia carriera di atleta, ho iniziato a pensare che per voler continuare a stare in campo dovevo fare una cosa diversa, che era quella di o dirigente o allenatore. Mi è sempre piaciuto poter trasferire la mia esperienza da giocatore ai giocatori più giovani, per cui il modo migliore era quello di iniziare a fare l'allenatore, sapendo che poi da allenatore i passi da fare erano tanti, perché è veramente un altro modo di vedere il gioco, no? Bisogna ripartire da zero, bisogna avere pazienza, però devo dire che è un mestiere questo che mi piace tantissimo. Cos'è che mantiene alta la tua motivazione? La voglia di stare in campo, la voglia di lavorare con i ragazzi. Io ogni giorno che scendo in campo in palestra sono sempre molto contento perché l'ho vissuta da giocatore, ma è una passione che continua a bruciarmi dentro. Per cui la risposta che do tante volte, questa è una domanda che mi fanno spesso, come faccio a trovare questa motivazione, questa forza, no? Dopo tanti anni passati in palestra? Perché quello che faccio mi piace, mi dà una grandissima soddisfazione. Le soddisfazioni non le trovi soltanto con le vittorie, ma le trovi perché all'interno proprio del campo vedi i giocatori che ti seguono. Quindi ogni giorno trovi sempre più soddisfazione in quello che fai. Qual è stata la vittoria più importante e più difficile sia dell'allenatore che del giocatore? Ma le vittorie sono state tante, perché comunque nella mia carriera sia da giocatore, no, soprattutto da giocatore, ne ho fatte tantissime. Le vittorie sono tutte belle, anche perché, ripeto, vincere un campionato, vincere un mondiale o vincere un europeo sono dei tornei che prepari a lungo, per cui quando arrivi in fondo li vinci, la soddisfazione è grandissima. Da allenatore sicuramente la stagione passata a Roma con la vittoria della Coppa Italia, da promozione in A2, è stata una stagione bellissima, come l'ultima stagione fatta con la nazionale slovena, dove abbiamo vinto la European League, ci siamo qualificati per gli europei, abbiamo giocato una finale all'europeo. Devo dire che è stata veramente una grandissima performance. È chiaro che per arrivare a raggiungere questi traguardi anche da allenatore bisogna lavorare tantissimo, perché ripeto, arrivare in fondo a una manifestazione, a un torneo è lungo, devi saper gestire bene tante, tante situazioni. Pensiamo un po' a quella che è la stagione di quest'anno. Secondo te si è giocato troppo tra vari campionati, tra coppe europee, tra quelli che sono stati gli impegni anche delle varie nazionali? Beh, io credo che abbiamo sempre giocato tantissimo nel nostro sport. Non è una problematica di adesso. Abbiamo sempre giocato tanto, dal 1990, da quando è iniziata la World League, praticamente non c'è un periodo di sosta tra il campionato e la nazionale. Le partite sono tante, prima addirittura si giocava col cambio palla, questo significa si raddoppiavano i tempi non di allenamento, però di gioco. Eppure l'abbiamo sempre fatto e non ci è mai pesato, no? Io credo che questo sia un alibi per tanti atleti, per tanti allenatori, per tante società. Bisogna trovare il modo sempre di gestire le pressioni che si hanno, bisogna saper gestire i giocatori, bisogna che noi tecnici impariamo a soffrire quanto soffrono i giocatori, perché questo è il nostro mondo, ma è il nostro mondo da 40 anni ad oggi, è sempre stato così. Lei fa sta pensando di introdurre la ricezione solamente con il bagger. Cosa ne pensi tu di questo? Io l'ho vissuta anche quando si riceveva solo in bagger. Credo che il nostro sia uno sport tecnico. Da un certo punto in poi, con il cambiamento, quindi con l'entrata del libero, con la possibilità di utilizzare il palleggio, si è perso un po' della tecnica nel nostro sport. Vedremo se introdurranno veramente questa azione soltanto con il bagger e poi ci adegueremo. Com'è cambiato secondo te invece per quanto riguarda il campionato italiano nelle ultime 10 stagioni? Ha avuto dei cicli, come sempre le stagioni hanno dei cicli. Adesso secondo me siamo in una fase dove sta tornando tantissima qualità e dove il campionato diventa sempre più difficile, perché ci sono tante squadre
avanti, hanno un'organizzazione sempre più importante, stanno tornando i giocatori stranieri, quelli molto forti, per cui danno qualità sicuramente alle proprie squadre, questo significa qualità poi a tutto il campionato. Quindi ripeto, questa è per dire una stagione che mi è piaciuta tanto, perché ci sono tante squadre che giocano bene. Il campionato italiano cos'ha di diverso rispetto agli altri? Ma io credo la preparazione proprio delle squadre, come le squadre sono organizzate, hanno un'organizzazione diversa, difficilmente tu vedi nel nostro campionato squadre ritenute materasso, cioè dove vanno in campo e perdono tutte le partite, non è così, anche le squadre che partono con un potenziale inferiore rispetto alle grandi, però riescono a crescere durante il campionato e in genere nel girone di ritorno fanno sempre delle buonissime performance, questa è la differenza. In altri campionati dove ci sono squadre sicuramente forti, però giocano partite vere e ne giocano poche, qua devi sempre giocare.